Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere questo libro qua, Il cerchio celtico di Bjørn Larsson. Larsson è un autore molto conosciuto in Italia, è stato tradotto, moltissimi dei suoi libri sono stati pubblicati e tradotti e pubblicati, e quasi tutti per Iperborea, che è un'ottima casa editrice di temi nordici. Lui è svedese. La storia di due amici, uno dei quali vive e abita in barca, in Danimarca, lavora, va avanti e indietro lavorando in Svezia, non tutti i giorni evidentemente, e viene in qualche modo coinvolto in una storia casualmente. E un giorno nel suo porto, in pieno inverno, con un tempo ignobile, un catamarano arriva e lui lo aiuta a ormeggiare, e c'è una situazione veramente, lui capisce, disperata, ed è un tizio finlandese che è in qualche modo inseguito da un'altra persona scozzese, e poi lui casualmente, questo scozzese l'ha conosciuto perché era l'unico che era salito su un traghetto che aveva preso il nostro protagonista, e che quindi insomma con il quale ha fatto amicizia, insomma ne ha parlato, insomma, e quindi inizia questa storia, una storia di avventura, ci sono morti, ci sono situazioni molto pericolose, insomma. Cosa succede? Il nostro amico svedese imbarca un suo amico, un altro amico che non è un marinaio, a differenza del protagonista principale, vanno in Scozia con la loro barca, attraversando il mare in pieno inverno, quindi in condizioni estremamente pericolose, e in qualche modo entrano dentro questa faccenda. È una faccenda che riguarda questioni di tipo personale tra questi due, ma riguarda anche un misto tra l'ira, terrorismo, la rinascita celtica, il tentativo di, con la forza, di rifondare in qualche modo la nazione celtica. I Celti, sapete, sono in Irlanda, sono in Scozia, sono nella Bretagna. E quindi insomma entrano senza volere in un meccanismo di questo genere. Ovviamente io non posso raccontarvi tutto quanto la faccenda, però è estremamente accattivante, estremamente interessante. È anche interessante perché uno dei protagonisti più importanti di questa storia è il mare. Il mare è la barca rustica, si chiama questa barca, è la barca del nostro protagonista, che ha delle avventure veramente estreme, e sono raccontate molto bene. Perché? Perché Larsson è realmente vissuto in barca, e quindi conosce perfettamente, per chi sa andare in barca a vela, non come me ma come i miei amici velisti, e si accorgerà che i termini, tutte le caratteristiche, insomma le spiegazioni delle avventure in mare sono perfettamente corrette, coerenti con l'attività di vela. Bene, quindi abbiamo mari del nord, abbiamo il tempo che, come possiamo immaginare, fra la Scozia e l'Irlanda e la Danimarca nel nord è terribile per una barca a vela. Abbiamo un giallo, abbiamo anche un aspetto culturale interessante, perché spesso vengono approfonditi i temi legati a questa rinascita celtica. Il titolo, Il cerchio celtico, si rifà a un gruppo che vedrete meglio nella, leggendo il libro. Insomma, è un libro che non ti lascia un attimo di respiro. Pensate, ma che una sera che avevo letto un bel po' di questo libro, quando sono andato a letto, ho pensato per un attimo, ho pensato di vedere se tutte le cime erano tirate, erano messe a posto, se ero in pericolo anch'io, pur essendo non certamente in acqua ma sulla terraferma. Eccolo qua. Comunque, io non posso fare altro che augurarvi buona lettura, perché è un libro che merita veramente di essere letto, sia perché chi ama il nord, chi ama i romanzi del nord Europa, sia chi ama il mare, e sia chi ama i romanzi come questi qua, insomma, questi romanzi assolutamente, veramente li mettiamo al top fra i libri assolutamente consigliati. Quindi, Bjørn Larsson, chi mi segue sa che ho già recensito un altro libro di Larsson,
il cerchio celtico è dell'Iperborea, è uscito da un po' di tempo fa, che se non sbaglio è uscito negli anni 90, è stato pubblicato nel 92, no, prima edizione maggio 2000, poi è stato, sono state fatte 12 edizioni ed è stato scritto, c'è il copyright di Larson, nel 1992. Buona lettura!